E buongiorno mondo, parto subito col darvi delle spiegazioni, perché questo fine settimana avevamo in programma io e la Simo di andare ad Imperia col van, con le biciclette al seguito, per farci la ciclovia dei fiori da Imperia a Sanremo e ritorno. Ma visto e considerato che siamo due carrettoni, io è un mese che inseguo ortopedici, faccio risonanze per i miei problemi alla schiena e la Simo non si è ancora capito bene come si è incrinata una costola, abbiamo deciso di saltare il nostro giro in bicicletta perché forse non era proprio il caso, però visto e considerato che avevamo già deciso di uscire in camper, stiamo andando, indovinate dove? A mangiare, sì, stiamo andando a una sagra, abbiamo visto che a Gorgonzola c'è non la sagra del Gorgonzola, ma la sagra delle polpette, che in quella zona lì si chiamano, non mi ricordo, Meneghelli, poi ve lo scrivo qua da qualche parte, sono le classiche polpette fritte di carne, quindi niente, ci dobbiamo sacrificare, niente pedalate e un sacco di mangiate. A dopo! Molto bene, il puffo l'abbiamo parcheggiato, siamo abbastanza vicini al centro e adesso andiamo subito a procacciarci del cibo. Non è vero, prima del caffè, sono solo 10:30, prendiamo un po' di caffè? Sì. Prendiamo il caffè perché lei ha bisogno di svegliarsi. E niente, vi facciamo sapere, vi facciamo vedere cosa c'è qui a Gorgonzola. A dopo. E si comincia con un super aperitivo a base di polpette e prosecchino. Polpette miste, una a testa, una cacio e pepe, una carbonara e forse olive ascolane. Adesso assaggiamo. Mozzarelline. Ah, è mozzarellina. Salute. Salute. Senti. Buona. Buon appetito. Buon appetito. Buono. Allora mangio anch'io. Buon appetito. Bene, bene, bene. Neanche troppo bene, perché dopo quel piatto di pasta col sugo di polpette avremmo voluto provare i Meneghelli. Le polpette fritte tipiche. E però nel frattempo si è formata una coda lunga da qui a Carrapipi, quindi siamo fermati giusto per una birretta nell'unico posto dove non c'era coda, siamo venuti in questo parchetto su questa panchina neanche troppo comoda, ma vista l'aghetto con forse i pesci e l'attrezzo per smaltire quello che abbiamo mangiato, e torniamo dopo a vedere se c'è un po' meno coda e vi faremo vedere le polpette di Gorgonzola. A dopo. Guarda che potenza, guarda qua. E finalmente siamo riusciti a prendere anche i Meneghelli, ovvero le polpette milanese, ma abbiamo preso anche quelle alle verdure. Tutto rigorosamente fritto. Ciao. È il nasone. Fa caldissimo. Siamo tornati un attimo al camper dove è ancora più caldo perché è stato tutto il giorno a sole, ma siamo venuti per andare un attimo in bagno, posare due cose e soprattutto queste frittelle che ci sono avanzate, perché abbiamo esagerato un po' nell'acquisto. Ma queste sono veramente troppo troppo unte, queste qui sono il formaggio, queste qui le verdure, ma guardate, sono untissime e non ci hanno soddisfatto più di tanto, speravamo molto di più. La Simo lì che fa la lagnosa. Non è vero. No, non fa la lagnosa, però vuole riposarsi un pochino e non so come faccia con sto caldo qui dentro. Io voglio andare a fare un giro al parco che era più fresco, adesso mi sa che torniamo di là.
e potevamo farci mancare una merenda con bracchetto e torta di nocciole che ormai è già finita. Non potevamo. E durante l'ora del tramonto facciamo i vecchietti al parco, leggendo un po' di libri e aspettando la cena, perché ovviamente siamo qua solo per mangiare, non abbiamo altro da fare se non mangiare, riposare, leggere, mangiare, riposare, ricominciare. Quanti morti ci sono nel tuo libro? Uno, forse due. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, sera, sei polpacci poveretta fino a sera, sera, chissà che piedi gonfi avrai, e ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna, che mare. Ricominciamo. Per digerire tutto quanto, un bel liquore alla genziana. E dopo il digestivo siamo tornati in camper, ci siamo già lavati i denti, preparati, cambiati, la Simo è già sopra che sta leggendo, pronta ad andare a dormire. E la giornata di mangiate oggi è finita, ma domani faremo dei richiamini e poi si torna a casa, quindi buonanotte a tutti. The next day. E buongiorno mondo, con gli occhi ancora un po' cisposi, le facce addormentate, guardate un po' che faccia super sveglia. Stiamo facendo colazione con la colomba, perché la colomba, anche se non è più Pasqua, è la colazione più economica perché te le svendono. Caffè nero, anzi lei è un po' meno nero perché ci ha messo la pannina dentro, che schifo, beh. Vabbè, comunque, finiamo colazione, ci laviamo, ci prepariamo, facciamo due passi, parco, lettura e magari ci mangiamo ancora un paio di polpette e poi ce ne torniamo a casa tranquilli, con calma. A dopo. Oh. E ci siamo fermati al bar per birretta, polpette e felicità. Aperitivo migliore. Le polpette. Eh sì, un po' di delusione, perché le polpette che abbiamo mangiato in quel bar erano molto molto più buone di quelle che abbiamo mangiato ieri, quindi ci siamo fatti un po' illudere e ci siamo fatti convincere di prendere anche gli anolini con le polpettine e le lasagne con le polpettine, ma non erano all'altezza delle polpette fritte che abbiamo mangiato prima, quindi siamo passati al banchetto della grappa. Ci siamo presi un digestivo, un bel grappino di Barbera barricato. Siamo tornati nel nostro posto del parco, tranquillo, lontano dal caos della fiera. Finiamo questa, ci rilassiamo un po', aspettiamo che l'alcol vada via e poi torniamo a casa. Quindi due giorni passati a mangiare, bere, bere, mangiare, mangiare, bere. E noi avremmo dovuto pedalare. Quindi la prossima volta ci toccherà pedalare almeno il triplo per smaltire tutta questa porcheria che abbiamo mangiato. Vero. Ok, video forse non interessantissimo perché abbiamo solo mangiato e bevuto weekend enogastronomico in sostituzione del nostro programmato weekend sportivo ciclabile sulla ciclovia dei fiori saltato per acciacchi vari miei e suoi.
Ma doveva andare così, è andata così, ci siamo divertiti lo stesso. Spero che vi siate divertiti anche voi a vederci mangiare come bufali. Lei è un po' devastata dal caldo e dal cibo, anche un po' dall'alcol. Alcol poco, dai, poco, alla fine poco. Alcol. E niente, vi salutiamo perché adesso ripartiamo direzione casa e ci vediamo in un prossimo video, magari un po' più interessante, a vedere posti nuovi. Alla prossima!